Buongiorno amici e bentornati sul canale. Oggi tutorial di questo make up che mi avete chiesto in tutti i luoghi, in tutti i laghi, cioè è veramente super gettonato ed è un look mega facile, è il mio everyday look e vi giuro, ve lo giuro, che io per fare base, sopracciglia, trucco occhi, trucco delle guance e trucco labbra ci metto 20 minuti, quando ovviamente non sto registrando il video, perché è veramente una cavolata da fare, super veloce, però è d'effetto, perché il risultato è super in ordine ed è perfetto. Quante volte devo dirlo perfetto? Per la quotidianità dei nostri giorni. Quindi ragazzi, bando alle ciance, io vi lascio al make-up tutorial. Per realizzare questo make-up super facile, super veloce, io uso una palette di questo tipo. Quattro colorazioni, un panna, un colore di transizione e un marrone. Qua c'è un marrone un po' più chiaro, qua ce n'è uno leggermente più scuro. Altrimenti in questo quad di MAC più o meno stessa cosa. Un panna, un colore intermedio, un marrone e un nero per andare a scurire il tutto. Comunque in linea di massima queste sono le colorazioni. Io inizio con il panna e lo metto su tutta la palpebra. Poi un pennello da sfumatura, questo è di NYX Professional Makeup, è del numero 16, e prendo questo colore qua, un colore di transizione, e lo concentro qui, all'angolo esterno, ma veramente molto così spolverato, lo concentro qua e poi pian pianino lo sfumo. Altro pennello da sfumatura un po' più piccolo, questo di Zoeva, del 227, e prendo questo marrone qui, faccio così, lo appoggio qua e lo sfumo un po', però cerco di creare delle sfumature non troppo ampie perché non voglio andare a coprire tutto l'occhio, voglio che lo scuro sia concentrato qua e bene bene nell'angolo esterno per creare profondità, vedete? Una volta fatto ciò lo sfumo poi qui dentro e proprio poco poco lo porto qua, ma non troppo, non voglio chiudere l'occhio. Riprendo il mio pennello e sfumo un pochino i bordi. Matita marrone, questa è di Pupa. La metto nella rima inferiore dell'occhio, qui, così, poi, cioè, posso anche andarci un po' dentro, nel senso decido giorno per giorno, io se vi piace dentro, mettetela dentro, tanto poi mi cola, quindi, ciao! Alla fine l'ho messa dentro, ok? Sporco bene la parte sotto. Prendo un altro pennello e sfumo quello che ho appena fatto. E poi, sempre con lo stesso pennello, prendo lo stesso marrone, poco, e stampo il marrone sulla matita. E poi sfumo leggermente. Stessa cosa faccio anche sopra, quindi metto la matita così. Consiglio, non tenetela così, ma tenetela di sbiego. E farete meno fatica e rischierete di meno, ecco. Non vogliamo dei pandemoni ciechi. Stesso pennello, avanti pueblo e sfumo, ma molto, cioè guardate veramente, giusto per scurire un pochino la base delle ciglia. E poi uguale, prendo proprio un pizzico dello stesso marrone, ce lo presso sopra e sfumo leggermente. E ragazzi, il trucco è finito, piego le ciglia e metto il mascara. Poi, come al solito, faccio un po' di contouring, utilizzo Sculpt di MAC. E come blush, per velocità, comodità e perché ci sta molto bene, uso Fleur Power di MAC. Come
Come illuminante, ragazzi, metto il Mary Luminizer di The Balm. Contorno le labbra con la matita numero 71 di Diego Dalla Palma. E il mio super prefe Fenty Glow di Fenty. Mi raccomando, fissate il vostro make-up, io uso il Fix Plus di MAC. Ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Come vi dicevo, questo look è super facile ed è anche super veloce e mi salva la situazione tipo ogni giorno. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale ed azionate la campanellina per entrare così nella Pandemonium Notification Squad ed essere i primi a ricevere una notifica quando esce un nuovo video. Io vi mando un bacio gigante, raga, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!